Questo è gatto Tai. E stasera ci facciamo una cosa molto particolare. Lui, Assassin's Creed 2. Mi è venuto voglia di provare a rigiocarlo quando Assassin's Creed era ovviamente una serie molto diversa da come quella odierna. Non è che non mi dispiace, io ho amato tantissimo Origins, ma ho amato tanto anche Assassin's Creed 2, quindi voglio vedere quanti miei ricordi siano positivi o negativi nei confronti di questa serie, del secondo capitolo. Oh vai, cominciamo con Ezio Auditore da Firenze, dai! Partenza, via! Modalità storia! Sessione to. Mi chiamo Desmond Miles e sono un prigioniero di guerra. Una guerra di cui ignoravo l'esistenza, fra due fazioni che non immaginavo reali: i Templari e gli Assassini. L'Animus mi ha mostrato la verità. Quello che ho visto, quello che sono stato. Mille anni di storia che mi scorrono nelle vene, riportati in vita da questa macchina. Usano, anzi mi usano per trovare qualcosa. La chiamano la mela. È un manufatto, uno dei tanti cosiddetti frutti dell'Eden. I Templari li vogliono. È così che mantengono il potere. E se i Templari ne trovano un altro, beh, cambieranno parecchie cose. Vogliono renderci tutti schiavi. Quando mi portarono qui, all'inizio avevo paura di cosa sarebbe successo se avessi reagito. Ora ho paura di quel che accadrà se non lo faccio. Ma non posso riuscirci da solo. E forse non dovrò farlo. Ho conosciuto una ragazza, Lucy. E credo stia dalla mia parte. Ma adesso non c'è. Se l'è portata via quel bastardo, Warren Beedick, e i suoi padroni templari. Non so cosa le succederà. O cosa succederà a me. So solo che devo uscire di qui. E devo farlo alla svelta. Mi chiamo Desmond Miles e questa è la mia storia. Morirai. Purtroppo morirai. È stato deciso che devi morire. Dobbiamo andare. Lucy, dove sei stata? Perché ti amo? Ora. Poi all'epoca questa grafica era la grafica della 360 e si credeva fosse il non plus ultra, eh. Desmond. Sali. Cos'è quel sangue? Sei ferita? Senti, forse abbiamo 10 minuti. Forse, prima che scoprano cosa ho fatto. Se prima di allora non siamo fuori di qui. Cosa? Ce ne andiamo. Desmond, prometto che risponderò a tutte le tue domande. Dopo. Ma adesso bisogna che stia zitto e faccia quello che dico. Quindi, per favore, entra nell'Animus. Va bene. Amore mio, mi dispiace, ero in banca quando mi hanno avvertito. Sono arrivato troppo in tardi. banca. Dallo a me. Giovanni. Shh, amore mio, va tutto bene. Tu sei un auditore, sei un combattente. Perciò, combatti. Sentite qua! Che razza di polmoni! E che nome gli daremo, amore mio?
Ezio. Ezio Auditore da Firenze. È nata un'icona dei videogiochi. Peccato che per motivi di trama poi lui muoia. Mi serve un secondo. Non c'è tempo, Desmond, dobbiamo andare. Stai vomitando l'anima? Mi fa piacere. Dai, Desmond. Stiamo davvero uscendo di qui, eh? Sì, coglione. Sta vicino. Ehi, non siete autorizzati a stare qui. Aprite la porta. Chiamo rinforzi. Abbiamo una violazione nell'ala di ricerca. Ripeto, c'è stata una violazione dobbiamo nell'ala di ricerca. Dobbiamo continuare a muoverci. Richiediamo rinforzi. Pareti da tutto di personale di sicurezza. Fico. Eccole lì. Non fateli scappare. Ehi, è la vedova nera. Desmond, di da qua. Qui dove? Sì, ho capito di qua, ma il soggettone Desmond è praticamente un mattone coi piedi. Per farlo camminare ce ne vuole. E le telecamere? Vamo. Ci ho pensato io. Mostrano vecchie riprese. Come credi che abbia nascosto all'Abstergo tutte le tue esplorazioni notturne? Sei in gamba. Così mi dicono. Ma ora ci sono addosso. Bisogna sbrigarsi. Cazzo, se è tonica lei, eh? Però tonica lei, eh? Che devo fare? Dobbiamo raggiungere l'ascensore all'altro lato della sala. Stammi dietro. Ma occhio a quelli della sicurezza. Evitiamo gli scontri, ok? Non mi ricordavo questa sequenza nel gioco originale. Quello è un Animus. Aspetta, sta vicino. Ma che... Ehi, ma quanti ce ne sono? Stai con me. Tanti. Si dice gli Animus o gli Animi? Tu che cosa dici, Lucy? Lucy? Che se ne faranno di questi? Desmond! Beh, hai le palle. Dov'è la vagina? Vagina dov'è? Vagina con le zampe, dove va lei? Vagina. Vagge nonché ina. Vagiotta? Vagina vaginotta? Cazzo, pensavo che questa scheda funzionasse. Deve essere su un altro sistema e non ho il codice. Aspetta. Come hai fatto? Non lo so. Andiamo. È sempre qualcosa. Che cos'era quello nell'Animus? Il soggetto 16? Ezio? Audi qualcosa? Credo che ci siamo sbagliati. Ecco perché dobbiamo uscire di qui. Vedi che i Templari sono solo una parte del problema. Che vuoi dire? Te lo spiego una volta arrivati. Arrivati dove? Ciao. Te sei proprio veramente in vacanza quando stai qui così, eh? No! E che devo rifare?
Scusa, come si fa a schivare? Scusi, vagina, mi dà una mano? Ok. Scherzi. È per la tua incolumità. Uffa. Ci siamo quasi. Già si finisce. Ehi. Grazie davvero, fantastico. Essere ficcato in un bagagliaio e sballottato in giro. Di qua. Allora, adesso mi vuoi dire che succede? C'è un motivo per la tua fuga, Desmond. Ti pareva. Ci serve il tuo aiuto. Per cosa? Un'altra caccia al tesoro nel passato? L'Abstergo vuole sostituire la sua mela dell'Eden. La mappa che hai trovato ne è la prova. Gli altri assassini faranno il possibile, dovunque sia possibile. Cosa? Che c'è? Stiamo perdendo la guerra, Desmond. I Templari sono troppo potenti. E ogni giorno subiamo perdite. Ancora non capisco che cosa c'entro io. Vogliamo addestrarti. Farti diventare uno di noi. Cosa? No, no, no. Tu mi hai visto in azione. Io non sono capace. E anche se lo fossi ci vorrebbero mesi, anni. No, non con l'Animus. Non con l'effetto osmosi. Ma io sono solo uno. A volte non serve altro. Ecco perché l'hai trovato. Il mio antenato. Come si chiamava? Ezio? Se riesci a seguire le sue tracce, imparerai tutto da lui. Proprio come ha fatto lui. Anni di addestramento assorbiti in pochi giorni. Mi hai tirato fuori dall'Abstergo e portato qui solo per farmi diventare un assassino. Sì. Senti, c'è ancora dell'altro, ma dovrei aspettare. Fidati, ok? Va bene, ci sto. Dimmi cosa ti serve. Davvero? Sei sicuro? Pensavo che ti avrei fatta felice. Scusa, sono solo un po' sorpresa. Mentre guidavo ho passato tutto il tempo a pensare a come convincerti. Guarda, dopo quello che mi hanno fatto passare quei bastardi, sono pronto, motivato e deciso. Grazie. Cosa fa un paio di sette, eh? Incredibile, buon uomo. Adesso è venduto per un paio di sette. E un culo. Un paio di mele. Ce l'hai fatta. Dio, psicopatica. Tempo. Davvero. Bentornata. Ah, detto 17. Desmond Miles, giusto? Sono Sean Hastings e lei è Rebecca Crane. Molto piacere, Desmond. Bene, piacevolissima conversazione, ma se non vi spiace sarà meglio mettersi subito al lavoro. In questi giorni il tempo è prezioso. Abbiamo già preparato tutto, Lucy. Quando vuoi possiamo procedere. Tieni, ti ho portato qualcosa. Un regalino di commiato dall'Abstergo. Wow! Il nucleo di memoria. Ma è fantastico. Con i loro dati le cose andranno molto più veloci. Mi butto sul codice d'inserimento. A che serve sta roba? Questa roba, Desmond, questa roba non è niente di speciale, davvero. Questa roba è solo la roba che impedisce a tutta la nostra operazione di andare a puttane. Lavorarci richiede una grande concentrazione, quindi mi scuserai se non ho il tempo di giocare agli indovinelli. Sean ha il compito di mantenere i nostri archivi, tipo una biblioteca digitale. Starà accanto a me mentre sei nell'Animus, quindi se ti imbatti in qualcosa di importante, persone, luoghi, eventi, eccetera, creerà delle voci nel database che potrai consultare per avere informazioni.
Sì, non è solo un database, però. Fornisco anche supporto tattico agli altri assassini. Sai, Desmond, quelli che stanno là fuori a operare davvero sul campo, a rischiare la vita e robette del genere. Ciao, Desmond. Smamma. Che persona odiosa. Un letto matrimoniale? Così. Ma cazzo. Televisore. Ci sono delle console qui sotto? No, solo roba wifi. Ma cazzo, è tradotto in italiano? Ciao Desmond, come va? Mi stavo chiedendo qual è il tuo ruolo qui. Mi prendo cura di Baby. Faccio in modo che funzioni a dovere. Baby? Vuoi dire l'Animus? Preferisco chiamarlo Animus 2.0, visto che Baby è due volte più spettacolare di qualunque cosa ci sia all'Abstergo. I Templari avranno anche più soldi di noi, ma non hanno ambizione. Nessuna passione o competitività. Ecco perché, nonostante le loro risorse, qualunque cosa facciano io la faccio meglio. E più in fretta. Comunque, quando sei pronto siediti, che iniziamo. Devo fare ancora qualche piccola modifica. Ah, è lì, Lucy. Ciao, senti, volevo solamente dirti grazie. E che mi dispiace. Per cosa? Beh, sai, per prima. Lì, all'Abstergo, e che, insomma, non ero pronto. Tranquillo. No, dopo quello che ho passato... Nessuno è mai pronto, ragazzo mio. Sono ancora, quello che progettano. Ciò che è fatto. Adesso sei qui, ed è quello che conta. Certo. Grande vagina. Sì, ho visto delle cose. Dei simboli nella mia stanza. Il codice sulla tastiera. Come Altair. È l'effetto osmosi. Non stai prendendo solo i ricordi dei tuoi antenati. Stai assorbendone anche le abilità. In questo caso l'occhio dell'aquila. Abilità? Ora sei più ricettivo. Perciò, se tutto va bene, qualunque cosa Ezio impari nell'Animus, la impari anche tu. Pensi davvero che funzionerà? Che diventerò un assassino? Ma tu sei già un assassino. Diventerai solo più bravo. Già, speriamo molto più bravo. Cioè, insomma, li ho visti, i filmati dell'Abstergo. Non ci hai neanche provato a scappare. Che stronzo. Poi ovviamente l'Animus verrà evoluto e si... E ti pareva? Un bel respiro. E potrà funzionare anche su esseri. Sean. Beh. Su cadavere. Non essendo tu... Su campione morto, insomma. E tu puoi viaggiare nei ricordi della memoria genetica anche del morto. Bellissimo. Qualcosa di fantastico.
Cioè, il filmato d'apertura così dà proprio l'impressione che sia una realtà virtuale. Occhio gattino, eh. Non facciamoci male. Allora, qui non mi ricordo che cosa succede. Mi pare gli arrivi un sasso in faccia. Insieme per la vittoria! Insieme! 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 Silenzio, amici miei! Silenzio! Grazie! Sapete cosa ci porta qui stasera? È mattina! Pieri De Pazzi invoca il nome della mia famiglia e scarica su di noi le sue disgrazie. Se noi... Piantalo con i tuoi deliri, grullo! Buonasera, Vieri. Si stava giusto parlando di te. Mi stupisce vederti qui. Pensavo che i pazzi assoldassero altri per fare il lavoro sporco. È la tua famiglia che chiama le guardie quando ci sono noi, e codardo! Che c'è? Hai paura di trattare gli affari di persona? La tua sorella sembrava contenta del trattamento che le ho riservato poco fa. Uccidetelo! Federico, tu che ci fai qui? Volevo vedere se il mio fratellino aveva imparato a fare a botte. E che ti pare? Hai stile. Fai schifo. Ma è la resistenza che conta. Vediamo quanti riesci a stenderne prima che abbiano la meglio su di te. Fai schifo. Mamma mia. No. È solo un graffio. Aspetta al dottore dirlo. Non è necessario. E tra l'altro non ho soldi per questo tuo dottore. Sperperati tutti in donne e vino, eh? Sperperati non direi. Restami qualche fiorino. O anche tu hai fatto lo stesso. Avranno pure qualcosa in scarsella. Non sono mica cadaveri. Dice cadaveri, ma in realtà non sono morti, sono vivi. Sì, ho capito, raccogliere tutti sti fiorini così, boh. Ritorno prima che arrivino le guardie. Sbrigati, Ezio. Prima finiamo col dottore, prima si va a dormire. Ah!
romperà un osso quell'idiota. Ride bene che ride uno. Avanti, non si apri! Ben trovato, dottore. I fratelli Auditore. Come mai la cosa non mi sorprende? Ma guardate un po' come vi siete ridotto. No, non è nulla. Dovete aiutarlo. Quel bel visino è tutto ciò che ha. Fottiti. Ecco fatto. E ora fuori di qui. Grazie. Di qua. Che nottata. Davvero. Vorrei che fossero tutte così divertenti. Oh, aspetta. Ma lo sono. Meglio tornare a casa, Ezio. Nostro padre si chiederà che fine abbiamo fatto. Già, vorrei evitarmi la ramanzina. Ti va una piccola gara? Eh? Fin dove? Il tetto di quella chiesa. Che dovrei fare? Al mio tre. Uno, due, tre. Mio fratellino ha ancora molto da imparare. Ma sei agile come una scimmia. Avanti, tartaruga. Cazzo, vederli in grafica così. In questa grafica alta qualità è affascinante. Sembra di essere lì, eh. Che me lo fa rifare? Forza allora, di qua. Ma dove vai? Vedrai. Bella vita la nostra, fratello? La migliore possa non cambiare mai. E possa non cambiare noi. Va bene. Adesso basta. Dobbiamo tornare a casa. Andiamo. Aspetta. Che c'è? Ezio, lascia dormire Cristina. Avrà tutto il tempo per farlo. Dopo. Nah. Vieri, meglio nascondersi. Cercate bene. Chi può essere molto lontano.
Buonasera. Il mercante del pesce di San Marco vuole che tutta la cittadinanza sappia che i suoi prezzi sono imbattibili, come la freschezza della sua merce. Ascoltate tutti! Il mercante di vino che ha lasciato il carro davanti al banco del macellaio Vito deve spostarlo prima che passi la processione di Santa Croce, altrimenti sarà punito. Cristina! Cristina! Chi è là? Io! Oh, Ezio! Dovevo immaginarlo. Posso entrare? Va bene, ma solo per un minuto. Un minuto mi basta. Davvero? Non intendevo in quel senso. Noi... Ah, proprio così? Vieni qui. Oh. Ah, Ezio. Oh, Ezio. Cristina! Sveglia! Arriva il tuo precettore! Forza, figlia mia! Ma che cosa sarà mai, sveglia? Porco demonio! Ma che succede qui? Perdonate, messere! Chiedo venia! Io ti ammazzo! Su via! Non è necessario! Guardie! Guardie! Portatemi la sua testa! Prendetelo! Presto, non c'è bisogno di ricorrere alla violenza! Prendetelo! Dovete avermi scambiato per qualcun altro. Mi ha chiesto lei di aiutarla con una cosa. Sono quasi innocente. Quasi innocente è una parola grossa. Prezzi incredibili per voi, stimati clienti. Perché fuggi? È sparito. Là! Non fatemelo scappare! E che cazzo? Qualcosa vi affligge. Laggiù! Là! Prendetelo! Finitela, bastardi! Forse bisogna... Per pietà, pietà, vi prego, risparmiatemi la vita! Ah, quale mai sarà la ragione di tanta vergogna? Ma senti, ma se io prendessi la via dei tetti... Ok. Ha funzionato. Non credevo l'avrebbe fatto. Udite, udite!
La messa pubblica officiata dal cardinale e prevista per settimana prossima sarà rimandata per via d'un focolaio di pestilenza. E che... Non facciamoci riconoscere. Sai cosa manca in questa Firenze? Il ghetto ebraico. Ci stavo riflettendo prima. Anche il ghetto ebraico. Non, se non ricordo male, c'era già all'epoca. Sì, ora la capacità di arrampicarsi in... Mi sa che l'orologio è un pochino anacronista. Oi, Ezio. Perché non riesci a salire? Che cazzo. Oh. Ezio! Minchia! Ho preso una bella sgambata, eh? Buongiorno, padre. Vieni con me. Qualcosa non va?
Credi che io sia cieco e sordo, figlio? So tutto della tua scaramuccia con Vieri de Pazzi di questa notte, eppure della visita a Cristina. La tua condotta è inaccettabile. Mi ricorda me quando avevo la tua età. Spero che queste distrazioni non interferiscano col tuo lavoro di oggi. No, padre. Avete la mia parola. Ho preparato qui dei documenti per il signor Lorenzo de Medici. Ho bisogno che glieli consegni. Vado subito, padre. Una volta fatto, torna da me. Senti, Micio, io vado un attimo a mangiare. Ti lascio qui alla televisione, posso? Vai, bravo gatto. Vado a mangiare, ok? Poi torno. Consegno la lettera di Giovanni a Lorenzo de Medici. Rimaniamo fermi qua. Stasera facciamo una serata sola a Assassin's Creed. Volante.
Al magnifico Lorenzo de Medici, mio protettore e amico. Ho fatto quanto mi avete chiesto e concluso l'indagine sull'incidente di Milano. Posso confermarvi che riguarda ben altro che il malcontento per il governo del Duca Galeazzo Sforza. Ritengo che altri individui, bramosi di vantaggi ben maggiori, abbiano manipolato gli eventi al fine di ottenere i propri scopi senza esporsi di persona. Lampugnani, Olgiati e Visconti si sono macchiati del crimine, certo, e hanno avuto la fine che meritavano per il loro tradimento. Ma diversi altri nobili sono implicati, e tra essi il nostro Francesco De Pazzi. Non mi è ancora chiaro il loro movente, ma le prime scoperte indicano... Vabbè. Cosa ho detto? Il quartiere di Santa Maria Novella. Dove c'è la stazione qui a Firenze. Palazzo Vecchio, si passa signoria. La carica del gonfaloniere. Ah sì? Ma non sapevo sta cosa. Contiene due piccole cellule, una in cui fu rinchiuso Cosimo de' Medici. Non sapevo sta cosa. Non me la ricordavo. Ecco perché è così strana la costruzione, perché la torre è preesistente, io invece pensavo l'avessero eretta in seguito. Nove priori, due per ogni distretto. E non torno però, eh. Come fanno a essere 9? Scusami, è un numero dispari. Sì, studentessa.
Okay. Dai. Santa Trinità. Ciao. Ehi, Micio. Micio. Dai. Come pesi. Ah sì. Vabbè. Da un po' il soggettone Ezio chi è. Ma perché devi fare queste cose? Ma perché? Ma cosa ci trovi di bello? Eh? Lo spieghi cosa ci trovi di bello? Dai, stai un po'. Stavo cercando di darti una pallina. Non riesco a trovarti una pallina da darti, sai che tu dai.
All'età di 17 anni. Scusa un momento. Uno, quattro, cinque, nove. No, non 1459, imbecille. È 14. È l'età di 17 anni. È qui. Quindi o si è bombato la tizia, o semplicemente il crimine è quello che succede. Esso. Ma chi le vuole tu salsicce? Ma chi la vuole la salsiccia? Oh. Arieccolo. Aprite le orecchie. Ho anche delle merci della forgia di mio fratello a prezzi molto interessanti. Non posso fare acquisti, vero? Sì. E scusa. Beh, non posso certo tenere scorte di tutto. Ho capito, buon uomo, ma almeno qualche cosa in bottega dovrebbe avere da vendere. Che cavolo, è vuota la sua bottega, Ma che dice? Ma è proprio scemo lei, Scusami, ma questo qua ti fa troppo schifo. Aia! Ti fa troppo schifo giocare con questo. Giro di schiaffi. Cosa debba fare deve essere importante. Sto forse sognando. Ezio, ben trovato. Come state? Come sempre. Ho una lettera per Messer Lorenzo. Gliela farò avere quando sarà di ritorno. Di ritorno? Sono andati alla villa di Careggi, ahimè. Non faranno ritorno prima di un giorno, almeno. Riferirò a mio padre. Venite, brava gente, guardate le ultime opere del miglior artista. Thank you.
bravo, dottor Raffaele. Bischero. Ti preoccupi per nulla, Giovanni. Francesco De Pazzi è in prigione. Non c'è più pericolo. Ah, salute, figliola. Ricordi il mio amico Berti? Buongiorno, gonfaloniere Alberti. Buongiorno a te, giovanotto. Hai consegnato il messaggio? Sì, padre, ma pare che Lorenzo sia fuori città. Questo non l'avevo previsto. Che cosa importa? Dovrai solo aspettare un paio di giorni. Ascolta, tua madre e tua sorella li stavano cercando. Avrò ancora bisogno di te più tardi, ma per adesso vedi se puoi aiutare loro. Siete sicuro? Sì, ora, se vuoi scusarti. È stato un piacere, Ezio. Buondì, Claudia. Come stai? Bene. Non dovresti nascondermi le cose. Paperduccio. Che ha fatto? Credo che mi sia stato infedele. Chi te l'ha detto? Le altre ragazze. Pensavo che fossero mie amiche. Arpie. Faresti bene ad evitarle. Io lo amavo. No, Claudia. Tu credevi di amarlo. Gli auguro di soffrire per ciò che ha fatto. Aspetta qui. Vado a dirgli due parole. Vai a pestare. Traduce e punisce con molto piacere. Senza dubbio è un uomo audace. Sì, soprattutto c'ha una presa nelle mani incredibile. Oh, ciao. Ma chi si ricordava che c'eri anche te? Piangi? Perché piangi? Mamma mia. Ciao. Hai ripromesso a lei. Claudia. Mio padre dice che potrei Claudia presa in tasca. Un auditore. Birbante. Vieni, camminiamo un po'. Camminare? Oh, io ho ben altro in mente. No, Duccio. Ehi, lurido porco. Ezio, amico mio. Insulti mia sorella. Andandotene in giro con questa puttana.
Ma di che stai parlando? Ho visto il dono che le hai fatto. Ho udito le tue parole. Forse tua sorella non dovrebbe essere così avara con la sua virtù. Le hai spezzato il cuore. E a te spaccherò la faccia. Voi auditore siete bravi solo a parlare, ma quanto ai fatti! Ti farò pentire di quello che hai detto. Avrei potuto insegnare parecchie cose a tua sorella. Fortunata ad aver avuto uno come me. Bastardo! Vergogna! Vergognatevi, maledetti merdosi! Il diavolo vi porti! Andatevene, bastardi! No! Razza di bastardi, vergogna! Basta, mi arrendo! Bastardo! Sta lontano da mia sorella! Quindi? Finisce così? Sì. Salute. Salute, Ugatsus. Un cazzo ci arrivo lassù. No, no. C'hanno un po' di problemi di tasse da queste parti, eh. Allora, tasse aumentate per cui per i nanaioli. Tasse aumentate per le arti maggiori. E che cazzo? Poi anche le milizie, poi che altro? Allora c'è il sistema di Ladarno. Saprò aiutarvi. Udite, udite!
La ufficiata dal cardinale è prevista per settimana prossima, sarà rimandata per via di un focolaio di pestilenza. Preghiamo per la salvezza del santuomo e per il contenimento della malattia nel piccolo villaggio dove si trovava. Notizia da maestro Corsini il medico. Il trattamento con le mignatte portate dalle paludi delle Indie può curare pressoché ogni morbo, procurando sollievo e rinnovato vigore. Udite, udite! La messa pubblica officiata dal cardinale è prevista. Oh, yeah. Oh. Sarà rimandata per via d'un focolaio di... Un'altra volta allora. Preghiamo per la salvezza del santuomo. Sì, vabbè, ora non esageriamo, eh. Laggiù! Là! Prendetelo! Ah, non siete altro che terrori dei canaglie! Perdonato, Dio uomo, desidera ricordare a tutti i cristiani di sicura fede che occorrono limosine in questi tempi di bisogno. Chi volesse può portare le offerte a tutti i giorni, salvo i vestiti. Da che parte diamine? Forza, salite su. Ora vi sistemo io. Non fatemi... Ehi! State indietro! Beh, non era mia intenzione ammazzarlo, però va bene anche così. Che cosa ci fai qui fuori, Petruccio? Dovresti stare a letto. Voglio quelle piume. Per fare che? È un segreto. Se te le vado a prendere, tornerai dentro casa? Sì, te lo prometto.
serve quella danza diabolica? Vitello, Azzo, Agnello, sempre freschi! Uno. Dove sono gli altri fiume? Dov'è? Tieni, come promesso. Grazie, fratello. Ancora non mi hai detto a che ti servono. Vedrai, vedrai. Vitello, maiale, tutto freschissimo. Portatelo a destinazione alla svelta. Molto alla svelta. Vi pagherò bene. Dammi sti soldi, dai. Amici! Avanti, non siate timidi. Voglio... solo aiutarvi. Due lettere ha scritto sto Raffaello. Il suo lavoro, se lo vendesse sarebbe un problema, no? La carenza di grano dovuta allo scarso raccolto di quest'anno ha fatto salire il prezzo a 6 felini alla libra. L'arno è esultato nei pressi di Castel Sant'Angelo vicino Pontassieve. Non so se ce la faccio consegnare tutte e due, eh. Thank you.
ho capito. Quello è un uomo, non come Arrigo. Oh, grazie. Ascoltate tutti! Il mercante di vino che ha lasciato il carro davanti al banco. Come faccio a usare le cure, scusami? No, R3, questo. Ah, perché non... Ah, perché io non ho... Oggi è la mia giornata. Qualcosa vi affligge, amico? Sì. Questo è un po' caro, prendiamone uno. Di mio marito mi inganna. Lo sapevo e lo sapeva tutto il vicinato. Vi prego, dategli una lezione. Altri stranieri. Avete forse bisogno di un medico? Vitello, Banzo, Agnello, sempre freschi. Perché sto derubando? Non dovrei derubarli. Solo per voi la bellezza, l'onestà e l'esperienza. Qualcosa vi affligge, amico. Salute a voi. Dov'è? Credevo di essere così fortunato a trovarlo, però... Ha
un salto in banco. Non colpitemi, vi prego! Che vuoi? Vinto lei, quella puttana. Volevo dire quella meravigliosa donna di mia moglie. Torno a casa. Bravo. Devi metti l'uccello nei pantaloni. Che qui non si vuole vedere i cannoli. Sei stronzo. Fatela finita! Oh, bastardi! Tornatene a casa, canaglia! Vattene via! Oh, levati di qui, manigoldo! È andato abbastanza bene, dai. Può andare oltre. Dio del cielo, ha perso il senno. Ciao. Non so, ciao, vedo che sei venuto anche te online. Mi sto facendo un po' Assassin's Creed 2, l'avevo giocato a suo tempo. E sulla 360 l'ho finito tutto, mi è venuta voglia di riprenderlo in mano, soprattutto per vedere se quello che ricordavo del passato corrispondeva a verità o meno. Allora, sicuramente lo ricordavo meno legnoso il sistema di controllo. Per il resto il gioco è comunque piacevole da farsi. Allora, proprio cazzo. Sta il... Forse ho sbagliato. Cioè, continuo a pensare che il coso dell'aquila sia... Devo provare a salire sulla facciata del Duomo. Sì, questo è un falso storico, la facciata non era stata completata all'epoca. Fino all'ultimo livello, questo è un falso storico. Non ho capito, ma ha fatto Ubisoft a rimanere fregata questa cosa. Ok. Ah, ma è cavo dentro? Questo non me lo ricordavo. Era un casino però. Trovato. Scusami, entriamo un attimo dentro la torre se non ti dispiace, perché... Non mi viene a dire che c'era una porta per farsi tutto sto giro che mi inquieta come una iena. No, non
non c'era. Infatti non sono mai stato sul campanile. Stavo pensando, non ci sono mai stato sul campanile. Dove andare? Si fa il turista. Ma allora la domanda è, io continuo. Vabbè, questo è assurdo. Questo è sempre stato assurdo, questo modo di fare la scalata, però va bene uguale, dai. Grandissimo. E ora, vabbè, questo è esagerato, dai. Oh, vai. Vediamo un po' come la vista da qua. Mura cittadine. Ok, vabbè, non è la città di Firenze. Non è una rappresentazione perfetta, una buona rappresentazione verosimile. Gli edifici non sono in scala. Ripeto, secondo me qui manca una cosa, che è il ghetto ebraico. Ora voglio vedere un attimo su internet quando è stato creato il ghetto ebraico a Firenze. Secondo me manca il ghetto ebraico, non so, probabilmente o non l'hanno fatto perché non volevano avere problemi. Così bassi che non crederete ai vostri occhi. Venite a vedere, non rimarrete delusi. Non ho mai visto nulla di simile. Avanti, signori, vi mostro i nuovi lavori di giovani artisti promessi. Nulla di male. Buona giornata, messere.
Uff, oh, io che sonno, ho avuto un colpo di sonno. No, Ezio! Anche perché, scusa, che cazzo, perché devi fare questa roba? C'è una piuma lassù in Cina, no, mi pare di no. E quindi, facciamo il punto di sincronizzazione e festa finita. Okay. Bello questo. Senti, me ne vado a letto perché sto crollando. Ci vediamo domani, dai. Adesso buonanotte. Grazie per tu che mi hai seguito e ci vediamo domani. Ciao ciao.